La natura umana è simile alla natura universale nel suo orrore per il vuoto. Sente un'aspirazione intuitiva per il potere supremo. Senza un Dio, il cosmo le apparirebbe come un corpo senza anima. Impedito di cercarlo là dove solo si potevano trovare le sue tracce, l'uomo riempì questo vuoto penoso con il Dio personale che i suoi maestri spirituali avevano costruito per lui con le rovine dei miti pagani e le decrepite filosofie dell'antichità. Come spiegare altrimenti il pullulare di nuove sette, alcune delle quali assurde oltre ogni misura? Il genere umano ha un bisogno innato e irresistibile, che deve essere soddisfatto in ogni religione che voglia soppiantare la dogmatica, indimostrata e indimostrabile teologia dei nostri secoli cristiani. È l'aspirazione a prove di immortalità. Come ha scritto Sir Thomas Browne, la più pesante pietra che la malinconia possa scagliare ad un uomo è dirgli che si trova alla fine della sua natura o che non vi è per lui alcuno stato futuro nel quale quella natura sembri procedere e senza il quale tutto è vano. Se si presentasse una religione qualsiasi capace di offrire queste prove in forma di fatti scientifici, il sistema stabilito sarebbe tratto all'alternativa di rafforzare i suoi dogmi con questi fatti o di perdere il rispetto e l'affetto della cristianità. Molti sacerdoti cristiani sono stati costretti a riconoscere che non vi è una fonte autentica da cui l'uomo possa trarre la sicurezza di uno stato futuro. Dunque, come tale credenza si può essere mantenuta per innumerevoli secoli, se non perché in tutte le nazioni, civilizzate o no, è stata concessa all'uomo questa prova dimostrativa? L'esistenza stessa di questa credenza non è forse una prova che i filosofi pensanti e selvaggi irrazionali sono stati ugualmente costretti a riconoscere la testimonianza dei loro sensi? Se, in alcuni casi isolati, apparizioni spettrali possono essere derivate da cause fisiche, d'altra parte, in migliaia di casi, apparizioni di persone hanno conversato contemporaneamente con più individui che le videro e le udirono insieme e che non potevano avere tutti la mente in disordine. I maggiori pensatori della Grecia e di Roma considerarono queste apparizioni come fatti dimostrati. Essi distinsero le apparizioni con i nomi di mani, anima e umbra. I mani scendevano dopo la morte dell'individuo nel mondo inferiore. L'anima, o puro spirito, saliva al cielo e l'umbra inquieta, lo spirito legato alla terra, vagava intorno alla sua tomba perché prevalevano in lei le attrattive della materia e l'amore per il suo corpo terreno e le impedivano di salire alle regioni più alte. Dice Ovidio, parlando dei triplici costituenti dell'anima: la terra accoglie la carne, l'ombra vola attorno alla tomba, l'orco ospita i mani e lo spirito cerca le stelle. Ma tutte queste definizioni devono essere sottoposte all'attenta analisi della filosofia. Troppi dei nostri pensatori non considerano che i numerosi cambiamenti di linguaggio, la fraseologia allegorica e l'evidente segretezza degli antichi scrittori mistici, che in genere avevano l'obbligo di non divulgare i solenni segreti del santuario, possono avere malamente sviato i traduttori e i commentatori. Essi leggono letteralmente le frasi dell'alchimista medievale,
E perfino la velata simbologia di Platone è generalmente mal interpretata dagli studiosi moderni. Un giorno essi impareranno a capire meglio, così da rendersi conto che il metodo dell'estrema necessità era praticato dall'antica come dalla moderna filosofia. Che fin dai primi secoli dell'umanità, le verità fondamentali di tutto ciò che ci ha permesso conoscere sulla Terra erano sotto la sicura custodia degli adepti del santuario, che la differenza delle credenze e delle pratiche religiose era solo esteriore, e che quei custodi della primitiva rivelazione divina, i quali avevano risolto ogni problema concepibile dall'intelletto umano, erano legati insieme da una frammassoneria universale di scienza e di filosofia che formava una catena continua attorno al globo. Spetta alla filologia e alla psicologia trovare l'estremità del filo. Fatto questo, sarà accertato che, slacciando un solo anello degli antichi sistemi religiosi, tutta la catena del mistero può essere districata. L'aver trascurato o respinto queste prove ha condotto uomini eminenti come Hale e Wallace ed altri pensatori di talento ad impigliarsi nelle pieghe dello spiritismo moderno. In ugual tempo ne ha costretti altri, congenitamente privi di intuizione spirituale, ad accettare un materialismo grossolano che si presenta sotto vari nomi. Ma non vediamo l'utilità di insistere su questo argomento, perché, sebbene nell'opinione della maggior parte dei nostri contemporanei non vi sia stato che un solo giorno di sapere alla cui alba assistevano i più antichi filosofi e il cui radiante mezzogiorno è tutto nostro, e sebbene la testimonianza di innumerevoli pensatori antichi e medievali è risultata inutile per gli sperimentatori moderni, come se il mondo fosse cominciato nell'anno 1 della nostra era, noi non perderemo la speranza ed il coraggio. Il momento è più opportuno che mai per la revisione delle antiche filosofie. Archeologi, filologi, astronomi, chimici e fisici si avvicinano sempre più al punto in cui saranno costretti a prenderle in considerazione. La scienza fisica ha già raggiunto i suoi limiti di esplorazione. La teologia dogmatica vede inaridirsi le fonti della sua ispirazione. Se non interpretiamo male i segni, si avvicina il giorno in cui il mondo otterrà la prova che solo le antiche religioni erano in armonia con la natura e l'antica scienza abbracciava tutto ciò che può essere conosciuto. Segreti a lungo custoditi possono essere rivelati. Libri dimenticati da tempo e arti da lungo tempo perdute possono essere portati ancora alla luce. Papiri e pergamene di inestimabile importanza verranno a trovarsi nelle mani di uomini che dichiareranno di averli srotolati da mummie o rintracciati in cripte segrete. Tavolette e pilastri possono essere esumati ed interpretati, le cui rivelazioni scolpite meraviglieranno i teologi e confonderanno gli scienziati. Chi conosce le possibilità del futuro? Presto comincerà un'era di disincantamento e di ricostruzione, anzi, è già cominciata. Il ciclo ha quasi compiuto il suo corso. Un nuovo ciclo sta per avere inizio e le pagine future della storia metteranno in piena evidenza e daranno piena conferma che, se l'antichità può essere creduta in tutto, degli spiriti sono scesi a conversare con l'uomo e gli hanno detto i segreti del mondo sconosciuto.